Ciao a tutti, nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo shampoo concentrato volumizzante di Bioficina Toscana. Questi sono gli shampoo concentrato che sono usciti praticamente da poco, sono le ultime uscite per quanto riguarda i capelli di Bioficina, e io avevo acquistato perché ero veramente molto curiosa. Ci sono vari tipi, c'è quello purificante, c'è quello rinforzante, c'è questo volumizzante, insomma, ognuno può, c'è quello delicato, ognuno può trovare il più adatto ai propri capelli. Sono stati pensati appunto concentrati, quindi da diluire. È stato anche lanciato questo spargishampoo che è molto comodo perché dietro ha tutte le dosi, praticamente ci sono anche le indicazioni per la composizione, insomma. E poi ci sono anche, sono sempre in questa linea, sono anche previsti gli idrolati che si possono andare a unire allo shampoo concentrato per potenziarne l'azione. Allora, io avevo scelto, li avevo presi da Farmanatura, ve li avevo fatti vedere nel video, avevo scelto questo appunto il volumizzante e quello rinforzante. Il rinforzante ancora non l'ho provato, mi sono concentrata sul test di questo volumizzante. Come vedete ne manca poco, e io ho cercato di fare vari test con varie modalità. Allora, questo per la precisione ha degli estratti bio agrumati che hanno appunto proprietà volumizzanti e poi ha sempre la sinergia antiossidante UV oxeolex, che è quella che c'è anche nelle lozioni, quindi nella lozione ricci morbidi, nella lozione ricci definiti, nella lozione anticrespo, che serve per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici, dal cloro, dal sole, dall'inquinamento, insomma, da tutte queste cose qui che ogni giorno vanno a aggredire i nostri capelli. Io mi trovo benissimo, lo sapete, con le lozioni. Sono prodotti che mi piacciono tantissimo, e quindi sono stata molto contenta che questo principio ci fosse anche in questi shampoo. Come shampoo, io avevo provato quello delicato classico di Bioficina e non mi era piaciuto, però con questi qui secondo me c'era un qualcosa in più, quindi ho voluto provare. Ho acquistato lo spargishampoo appunto per essere più comoda e anche perché quello della saponaria mi aveva abbandonata, era morto, si era rotto, e ne ho acquistati due, in modo che questo lo uso io per i miei test e l'altro lo do al mio fidanzato che diluisce anche lui lo shampoo. Allora, questo qui volumizzante è indicato con la combo con l'olio di salvia, l'olio, sì, l'olio, l'idrolato di salvia. Invece io ho preso questo di rosmarino. Ho preso questo di rosmarino perché? Perché quello di salvia è anche adatto alle pelli impure e qui, mentre questo qui è adatto anche come antiforfora. Siccome il mio fidanzato qualche mese fa ha sofferto un po' di questo problema, preferivo avere in casa un prodotto del genere e in più magari anche da usare per le gambe, insomma, il rosmarino era più adatto alle mie esigenze. E in ogni caso, comunque, pensavo che potesse andare bene anche con questo shampoo. Io non ero partita per usare gli idrolati sempre con il concentrato. Pensavo sinceramente di usare il concentrato diluito in acqua e basta, perché non ho esigenze particolari. E non c'era neanche un idrolato particolarmente idratante, quindi magari l'unica cosa che mi sarebbe servita era un idrolato idratante, però come altre problematiche sinceramente non ne ho. Ho voluto provare questo per fare dei test. Allora, come ho testato questo prodotto? Inizialmente ho seguito esattamente l'indicazione riportata qua dietro, quindi qua è indicata una quantità di shampoo più o meno intorno ai 75 ml qui, perché comunque può un po' variare, cioè si parte dai 65 fino agli 80 ad esempio, però direi che un 75, infatti anche qui è indicato come dose consigliata, 75 ml di shampoo, quindi fino qua. Poi questa parte qua invece, che sono altri 50 ml, andrebbe di idrolato, ma io nel primo test non l'ho messo, e poi ho fatto tutta acqua. Questa qui, che sarebbero 125 ml di acqua, io ho fatto praticamente acqua e idrolato, la dose di acqua e idrolato tutta di acqua, e ho messo questa parte di shampoo. Com'è andata? È andata bene, nel senso che io ho fatto tutta la dose appunto così e l'ho usata un po' alla volta.
Più o meno ho fatto circa 6 applicazioni, 5-6 lavaggi. Sicuramente, secondo me, facendo tutto il boccettino così, si tende a usare più prodotto rispetto a quando io ne vado a diluire una poca quantità con un bel po' d'acqua, perché sono abituata comunque a diluire poco shampoo in tanta acqua e quindi mi sembrava di doverne usare un po' di più. Però quello magari era un problema mio appunto in base alle mie abitudini. Mi sono trovata bene perché il prodotto mi ha lavato molto bene i capelli, però io ho notato subito che per me questa dose di shampoo era troppa. A me non serviva così tanto shampoo, e soprattutto, anche se io cerco sempre di applicare il prodotto direttamente proprio sulla cute, se non riuscivo a farlo perfettamente con parecchio shampoo, questo prodotto faceva tanta schiuma, ma non era quella schiuma uniforme, mi era una schiuma che mi andava un po' a creare delle palle, diciamo, degli accumuli di capelli, e questa cosa non mi piaceva tanto perché poi facevo fatica a distribuirlo sul resto della testa. Quindi sono rimasta un po' così perché questa cosa non mi era comoda, sinceramente, e avevo anche paura che mi andasse a annodare di più i capelli. Quindi ho fatto questi lavaggi in questo modo, la cute comunque e i capelli rimanevano puliti anche a lungo, perché io lavo i capelli 2 volte a settimana, però non avevo bisogno di lavare i capelli perché erano sporchi, ma li lavavo proprio perché mi piace comunque ravvivare il riccio e quindi lavarli soprattutto per quello. Ma i capelli da un lavaggio all'altro erano veramente perfetti. Quando l'ho terminato, che cosa ho fatto? Ho usato come faccio io di solito, quindi poco shampoo, veramente poco. Questo è parecchio liquido, cioè se si vede. È molto liquido, quindi di solito sono abituata a girare il flaconcino, schiacciare un attimo, rigirarlo e quella è la quantità che io metto. Però con questo qui, essendo più liquido, tendeva a uscire più prodotto. Quindi mi sono cercata di regolare usando veramente poco shampoo. E ho messo più o meno metà spargishampoo d'acqua, come facevo prima con quello della saponaria. In questo caso, in questo modo, con questa modalità, non mi succedeva più quello che mi succedeva prima, quindi questa schiuma che mi andava a pallottolare un po' i capelli. Il cuoio capelluto e i capelli venivano comunque puliti, non mi faceva praticamente schiuma, ma mi riuscivo a lavare bene la testa e non avevo nessun tipo di problema. Mi ha fatto un po' strano questa cosa, perché all'inizio, quando ho iniziato a usare gli shampoo bio, il fatto che non facessero schiuma era la cosa più negativa, e adesso invece mi sono talmente abituata che sinceramente non mi cambia niente, anzi. E quindi l'ho usato così. Dopo qualche test fatto in questo modo, ho deciso di fare un altro boccetto, cioè un altro spargishampoo pieno, unendo appunto un po' di meno shampoo, perché invece di metterne 75 ne ho messi 50, mettere 50 ml di idrolato di rosmarino e poi l'acqua. Infatti in questo modo il risultato è stato questo, perché questo qui è proprio l'ultimo test, diciamo, che ho fatto, l'ultima combo. Volevo vedere esattamente quanto mi sarebbe durato anche con questa applicazione, con questo abbinamento, diciamo. C'è stato un piccolo problema perché il mio fidanzato un giorno, invece di prendere il suo spargishampoo vuoto e diluirci lo shampoo, ha preso il mio pieno e ha usato quello. Quindi praticamente tanto così se l'è usato lui. Perciò non lo so, non so dirvi esattamente quanto mi è durato, secondo me più o meno come l'altro mi sarebbe durato, quindi quelle 6-7 applicazioni. Adesso volevo farvi il video quando ancora avevo un po' di prodotto, probabilmente farò un'altra prova in questo modo, ma adesso vi dico un'altra cosa. Vi dico un'altra cosa perché? Perché questo prodotto qui ha praticamente lo stesso profumo delle lozioni. A me è un profumo che piace, all'inizio non mi piaceva tantissimo. Adesso invece mi piace parecchio, mi sono proprio abituata e è un profumo che io devo dire apprezzo. Mettendoci l'idrolato di rosmarino, ovviamente non è più la stessa cosa, perché lo shampoo assume un odorino che diventa un mix tra erboso, erbaceo e fiorito, come quello appunto del concentrato in sé. Perciò non mi piace molto questa cosa, ovviamente poi andando a lavarsi i capelli un po' si sente e lo preferisco da solo. Per quanto riguarda invece altri
benefici non ne ho visti, non ho visto delle differenze, quindi per il mio tipo di capello, che sinceramente non ha particolari problematiche se non una gran necessità di idratazione, l'uso dell'idrolato secondo me è in più. Quindi sicuramente quest'ultima dose che mi è rimasta io la userò solamente con l'acqua e non con l'idrolato, però volevo fare una prova e vedere. Le differenze che ho riscontrato più che altro sono state nella profumazione, come effetto sui capelli nessuno. Allora, com'è questo shampoo? Vi ho già detto appunto che pulisce bene i capelli, li lascia puliti a lungo. Per quanto riguarda l'azione volumizzante, io l'avevo acquistato perché con il balsamo volumizzante vi avevo detto che all'inizio non mi ero trovata benissimo perché per me non è abbastanza districante, però con il tempo l'ho amato e infatti lo riacquisterò perché mi lasciava i capelli veramente leggeri e proprio slegati. È il termine che uso sempre quando ve ne parlo, ma è quello che lo definisce l'effetto in modo migliore. Quando mi giravo i capelli si spostavano, insomma, veramente un effetto pazzesco che finora nessun altro prodotto mi ha dato. Speravo di trovare anche quell'effetto in questo shampoo, ma devo dire che non l'ho visto così tanto. Probabilmente questo in combo con il balsamo è il top, infatti dovrò provarlo anche così, però usato da solo lascia i capelli sì leggeri, li lascia morbidi. Ad esempio io nell'ultimo lavaggio che ho fatto, quindi i capelli che vedete adesso, sono fatti solamente con, cioè sono fatti, come parlo bene oggi? Per insomma ottenere questi capelli ho usato questo shampoo, ho usato il balsamo, quello Natura Line, anche se non mi piace, e poi ho messo un pochino di lozione ricci morbidi e un attimo di ricci definiti perché stanno terminando, quindi ne ho veramente pochissime. Pensavo già di averle finite, invece poi aprendo un po' ho trovato ancora per un paio di volte dovrei riuscire a farcela, però ne ho usato veramente poco. I capelli sono questi, rimangono comunque leggeri, rimangono morbidi, già comunque prima dello styling sono abbastanza definiti perché ho veramente messo poche cose, quindi dice, parliamone insomma. E il volume in effetti c'è. C'è perché io a volte devo cotonare un po' il capello qui, cioè col pettinino a testa in giù, un po' vado ad alzarli. Invece, da quando uso questo prodotto non lo faccio più. Perciò il volume io l'ho visto. Ovviamente i miei capelli già tendono ad essere voluminosi, quindi non sto parlando di capelli che normalmente sono piattissimi, però sui miei ricci ho visto comunque un buon effetto. Perciò se il balsamo volumizzante non mi dava volume in quanto proprio alla radice, diciamo, questo invece me lo dà, quindi hanno due effetti diversi pur essendo tutti e due volumizzanti. Devo dire che mi piace, questo prodotto mi piace, lo riacquisterò sicuramente. Questi shampoo concentrati poi hanno un ottimo rapporto secondo me quantità, qualità, prezzo, perché durano veramente parecchio, costano tra i 6 e i 7 euro, quindi veramente un prezzo ottimo. Durano appunto abbastanza perché si possono fare più e più applicazioni. Lo spargishampoo potete acquistarlo come no, dipende se l'avete, se non l'avete, secondo me è molto comodo. Poi anche il tappino, che è questo che si svita, quindi secondo me per un paio di euro ci sta tutto. Io ero già abituata a usare lo spargishampoo, quindi non mi è sembrato vero trovarli perché non è così facile trovare lo spargishampoo. E quindi insomma sono prodotti che secondo me vale la pena provare. Ci sono appunto varie tipologie in base al vostro tipo di capello. Io ho terminato questo, proverò anche il rinforzante, perché sì, i miei capelli non hanno bisogno di niente di che, però comunque ultimamente ho usato anche magari dei prodotti non particolarmente nutrienti ultimamente, cioè ultimamente in questo periodo, poi che c'è l'autunno, stiamo andando incontro all'autunno, si tende un po' a perdere più capelli. Non è un problema se io perdo un po' di capelli, per carità, però una coccola in più ci può stare. Perciò poi proverò il rinforzante, ovviamente poi ve ne parlerò. Per il momento ho usato lui, mi è piaciuto veramente tanto, lo riacquisterò, voglio riacquistarlo e farlo provare anche mia mamma che ha i capelli lisci e quindi voglio vedere se sui suoi può avere un effetto più, un effetto volumizzante, insomma, anche sui suoi, non solo sui miei ricci. Adesso non gliel'ho fatto provare perché appunto volevo fare vari test per parlarvene in maniera completa. E quindi, insomma, spero di esserci riuscita. Davvero, fatemi sapere voi se li avete usati, se li usate, se avete usato magari un altro tipo di questo shampoo concentrato, come vi sembrano, se avete usato questo volumizzante, come vi siete trovate. Ditemi tutto nei commenti, ovviamente ci sentiamo qui sotto per scambiarci un po' di opinioni. Io vi mando
mando un bacio grande, vi ringrazio per aver guardato come sempre anche questo video e ci vediamo sempre se vi andrà al prossimo. Ciao!